Ciao a tutte! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence che, perdonatemi, ma ho dovuto mettere l'etichetta perché l'avevo messo dentro alla pochette, se n'è rotto un altro e mi ha tutto macchiato l'etichetta, quindi alla fine, senza etichetta, non mi ricordavo come si chiamava, mi è rimasta solo l'etichettina col colore. Allora, quindi è il Fresh and Fit Awake Makeup, questo qui, nel colore 40 Fresh Sun Beige, eccolo qua. Allora, il prezzo, perché questo come vedete l'ho proprio finito, tanto è bello l'applicatore a pompetta. Il prezzo ve lo dico subito perché intanto ho segnato anche questo, è di 7,99 € per 30 ml. È un'impressione mia o Essence ultimamente sta aumentando un po' i prezzi? Comunque 7,99 € un fondotinta va sempre benissimo ed è questo qui. Allora, visto che l'ho proprio finito, sicuramente da qualche parte qui intorno vi metto lo swatch, però intanto ve ne voglio parlare perché mi è piaciuto davvero tanto. Ne ho sentito parlare bene e hanno ragione. Fondotinta che ha una buona coprenza, è comunque sia corposo, ma si stende bene. Si stende tranquillamente con le mani, con il pennello o con la spugnetta, dipende dall'effetto che vogliamo modulare noi. Si stende bene, si fissa, non ossida, quindi non cambia colore, non vira troppo. Ha una coprenza media, quindi comunque sia buona. E sulla mia pelle mista non me la va a lucidare in poco tempo. Certo, io applico sempre la cipria, soprattutto nella zona T, sempre. Però ho usato tutto inverno, tranquillamente, mi è durato tutto il giorno con un qualche ritocchino. E l'ho finito in primavera, estate, quindi lucidava un po' più velocemente, però comunque sia faceva il suo lavoro. È un fondotinta che mi è piaciuto tanto e oltretutto, se non ricordo male, esatto, ha un profumo anche leggero che però si sente sulle mani, ma non persiste sulla pelle. Si strucca la sera tranquillamente con un qualunque struccante, non macchia più di tanto i vestiti, ma certo c'è da fare un po' attenzione. Sfumato bene, non crea l'effetto maschera. È davvero un fondotinta che io vi consiglio. Le recensioni positive avevano ragione, perché è davvero molto molto valido. Io non credo che ci siano altre cose da dire, se non prendetelo perché sicuramente vi piace. È corposo, quindi va bene se avete la pelle secca, ma comunque sia si fissa bene e non tende a ungere, quindi perfetto anche con la pelle mista o grassa. Dice di essere Fresh and Fit Awake Makeup. Fresh and Fit, fresh non lo so, però comunque sia è davvero tipo seconda pelle una volta che si è asciugato, quindi wow. E niente, io spero con questa recensione di esservi stata utile e se avete provato questo prodotto fatemelo sapere e come vi siete trovate soprattutto. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico una nuova recensione beauty low cost. E alla prossima, ciao!